Amici e amici di Rocambolesco, come sempre ben ritrovati ragazzi, rieccoci qui con Euro Truck Simulator 2, rieccoci qui con il nostro Scania ridisegnato con le due targhe da Rocambolesco. Se andate a vedere, non ci voglio farmi vedere, vedi un attimino la mappa dove eravamo rimasti, siamo al Teiden, quella vista merda. Ok, possiamo fare anche un bel po' di tragitti. Una unità, cos'è che ho? Ah, le merci io andrei poi ad Antino, non possiamo, però poi le merci pittiere secondo me sono interessanti, perché abbiamo un DLC da sfruttare, anche quello dei carichi pesanti, che sono poi finché merci preziose. Va bene, va bene, abbiamo anche 47.000 euroni in banca, abbiamo saldato già i primi 3 giorni del conto. Detto ciò, direi che possiamo metterci anche alla guida del nostro mezzo. Vediamo un attimino le offerte di lavoro qui. E niente, ci lanciamo nel lavoro autonomo, come sempre. Ok, eccoci qui in game. Diamo un attimino un'occhiata, che eravamo rimasti qui dal meccanico, se dovessi ripararlo da qualche parte. No, perfetto, tutto riparato, tutto a posto, sta bene. Camion a posto. Allora, accendiamo. Non dobbiamo nemmeno dormire. Quindi andiamo un attimino a vedere cosa c'è di interessante come offerta di lavoro. Andiamo, vai. Andiamo a sinistra, che così sblocchiamo anche quel punto di domanda laggiù. Andiamo a vedere quell'oggetto misterioso. Ok, vamos, dai. Qui la città di Szeged, qui, come si pronuncia, impronunciabile. Andiamo a vedere se hanno un carico per noi, magari non troppo lungo, che vorrei magari fare due tragitti in questo video, insomma, comunque non perderci troppo tempo, così da riuscire a postarvelo in fretta. Ok, attenzione, un'altra marcia, un'altra ancora. Opla, perfetto. Adesso è ora di ripartire. Tieni dentro fino alla quarta. Dai, è così. Vediamo qui cosa scopriamo. Ah, un'agenzia di lavoro. Va bene, ecco, agenzia dei lavoratori. Sbagliato, freccia sinistra. Riduciamo di 2 marce. E nessuno, quindi vai. Con cattiveria. Ok, ecco qui, andiamo questa ditta qui, sulla destra. Si entra qui. Oh. Scusate, dovevo... Ah no, no, sono giusto, sono giusto. Sono giusto, perché in nona è dura partire. Dai, 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 vai, 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 vai. Eccoci qua, perfetto. Dentro adesso qui che è abbastanza tosto entrarci. Appunto, non ho fatto danni, non so per... Per cosa? Un soffio, veramente. Dai, fammi vedere qui cosa abbiamo. Ah, le rate del mutuo, che spavento. Ho detto, Dio, ho fatto danni, invece no. Lavoro autonomo. Vediamo questo. 333 km. Si potrebbe fare, o carrelli elevatori. Ah, questo, dai. Io prenderei questo, dai, carrelli elevatori. Siamo lì vicini, 222 km, lo portiamo in un attimo, accettiamo questo. Eccoci, andiamo a prendercelo. Eccolo qua. Lo agganciamo. E ci siamo. Opla, retro. Siamo messi malissimo. Dovremmo riuscire comunque a farcela.
Eccoci qua. Ok, perfetto. Adesso andiamo. È difficile addirittura tirarlo fuori. Abbiamo il nostro carico da fuori. Che bello, carrelli elevatori a go-go per tutti i gusti, tutti i colori, tutte le salse di tutte le marche. Ok, dai, usciamo di qua. Freccia sinistra. Né nessuno, e vai. Ancora a sinistra qui la freccia, dai, cacchio. Quarta dovremmo riuscire a partire bene senza troppi problemi. Vediamo un po'. Così è. Ricordiamoci adesso di avere il rimorchio. Quindi siamo un camion a tutti gli effetti. Dai, adesso andiamo in autostrada. E avanti tutta. Fai la curva qui, perfetto. Occhio, 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 occhio. Oddio, mi è venuto un po' il marciapiede col carico. Dannazione. Via. Dai un cazzo, che c'è semaforo. Ok. Perfetto. Fai una mano. Ed eccoci qua, di nuovo fermi. Mamma mia che palle. Dai, ci siamo, vai. Non manca tantissimo all'apertura dell'ampliamento del garage. Apertura di non so cosa, appunto. No, dicevo dell'ampliamento del garage. Poi dovremo prendere un nuovo camion per noi, questo qui, e rifilarlo all'autista che andremo ad assumere, e poi lì saranno soldi a palate, ragazzi, ve lo dico, saranno soldi a palate, non come stiamo facendo adesso che ci tocca sudarceli spudoratamente. Giro per le strade europee. Questo Scania che tutto sommato mi piace anche, è un bel cane. Io potrei andare di più, però dai, non ci lamentiamo. Dai, forza con questi limiti. Qua dai 70 all'ora, adesso ci siamo bene. Forza, forza, forza. La targa, come vedete, imbolisco da qui davanti, è girato dall'altra. Di là abbiamo una scritta Rocca. Attenzione però, andiamo a fare il frontale qui con la corriera rossa. Diamo l'undicesima, scialla, scialla. E via verso nuove avventure. Cioè che non prendiamo neanche l'autostrada in questo tragitto. Così. Tutto easy tra i colli. Opla, cruise control, guarda, non devo neanche più accelerare. Che figata, sì, ormai arriviamo. Stiamo arrivando. Superiamo qui anche i ponti, ponticini. Ok, eccoci qui, 53 km alla fine di questo percorso e prendiamo l'autostrada. Prendiamo adesso qui l'autostrada tangenziale, mi sembra più quella gratuita. Almeno così sembra, l'andazzo è quello. Sì, direi di sì. Ok, perfetto. Ottimo lavoro. C'è stato prima anche un piccolissimo incidente, un piccolo urto contro un altro camion, ma niente di che, ho preso la curva un po' troppo larga. Per il resto un viaggio normalissimo, non è successo veramente niente, meglio, niente di interessante da potervi portare, diciamo.
e noi adesso abbiamo un limite degli 80, cruise control di nuovo per questi ultimi chilometri. Adesso arriviamo finalmente in questo paesino sperduto qui, non so neanche dove siamo. Vabbè. Debrecen più o meno, sì, mi sembra sia quello il nome, poi la pronuncia è tutta un'altra cosa. In aria abbiamo gli UFO, come potete ben vedere, visibili anche dallo specchietto retrovisore tra un attimo. Eccoli là. Guardate che belli. Ok, qui per noi è ora di uscire invece. Rallentiamo per bene. Ok, eccoci qua. Decima e via, undicesima adesso. Basta sta freccia che mi ha rotto. Non si riesce a venire su da questa rampetta. No, metti decima. Invece dobbiamo girare a sinistra. Oddio, dove salta fuori questa macchina? Aia, porca puttana. Ho fatto il fanale, ho fatto. Vabbè. Eccoci qui. Beh, sì, eccoci qui quasi, insomma. Adesso poi vedremo questa qui che contratto ci dà. Prendiamo questa, magari. Ci facciamo un altro viaggetto. Della stessa lunghezza di questo, che dite? Potrei portarlo in live, Euro Truck Simulator. Che mi piace, secondo me è bello anche da fare in live, viene fuori una cosa bella. Ok, eccoci qua, rallenta, rallenta. Curva. Perfetto. Dai segni delle sgommate direi che non siamo gli unici ad aver avuto problemi nel vicoletto ad entrare. Eccoci qui, mi raccomando, vediamo. Dove me lo lasci? Eccala, la bella davanti in culo ai lupi, ma ci pensiamo noi, don't worry, don't worry. Adesso lo metteremo dentro che sarà una meraviglia. Eccoci qua, mamma mia, tra il carico e il cancello proprio in tramezzo. Ok, andiamo, vediamo un po'. Ok, bene così. Bene, 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 facciamo così, gira, 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 gira. Ottimo. Vediamo un po'. Potremmo esserci. Ah, qua alla fine forse. No, ci siamo. Mettilo qua. Cordiali saluti. Ok, perfetto. Quanto ci dà? 6.000, vediamo di esperienza. Non tantissimo. Continuiamo, che dite? Ci facciamo un altro giretto? Prendiamo la guida del nostro mezzo. No, ho spento per sbaglio, scusate. Allora, agganciamoci da qui. Andiamo a prenderci il nostro incarico. Poi ci tocca tornare indietro, far retromarcia, prenderci in mezzo il rimorchio e ripartire. Ok, mi raccomando, qualcosa di breve, dai, eh. Ah, attenzione, questo sarebbe anche carico ad alto valore. Quanto è lungo? Sì. Sti cazzi, no, troppo lungo per questo video.
oppure potrei anche smettarmelo magari. Questo ovvio ci dà ben 15.000, questo Digger 500 8 tonnellate, 27 euro al chilometro, questo ci dà un bel po' effettivamente. Però diciamo il limite, ma sì, dai, prendiamolo, accettiamo il lavoro, poi vediamo quanto. Non so, adesso mi voglio di prendere la E e spengo il camion. No, che vi spiego, non vorrei far video troppo lunghi, così ve li porto un po' più spesso e non diventano così pesanti da guardare, perché dopo fare un video di 40 minuti di Eurotrack sia un po' pesantuccio. Metti anche l'R, ah no, il massimo R2, che ha la marcia 2, eccoci qua. Cioè un po' pesante forse da guardare se è un video troppo lunghi di Eurotrack, perché meno male le cose sono le stesse, almeno facciamo, non so, 20 minuti, massimo una mezz'oretta, così e poi ci siamo. Vabbè, intanto partiamo insomma con il nostro mezzo. Aspetta che diamo un'occhiata da fuori, che dite? Sì, ha merci di valore, quindi insomma costosa da portare, va bene. Allora noi la porteremo dove esattamente? Rivediamo la tratta qui. Ok, sì, beh, vicino Bratislava. Va bene, andiamo Rocco. Noi con la nostra Rocco Siluri SPA, da portare al successo. Carico importante questo per noi, eh. Carico molto importante. Ok. Andiamo. Non dobbiamo fare incidenti. Stormo di alieni nel frattempo, dallo specchietto retrovisore sinistro tutto lo spettacolo che potete. Ok, dai. Manca addirittura la linea di mezzeria, quindi attenzione. Attenzione veramente. Ok, dai che ci siamo, eh. Ok, destra. Rallentiamo, non c'è nessuno, gira tutto e vai. Ottimo, non abbiamo toccato niente. La nostra merce di valore si sta spostando in maniera egregia. Perfetto per la nostra Rocco Siluri SPA. E il nome dice tutto. Dai, eh. Accendiamo magari anche un po' i fari, almeno abbiamo anche un cockpit un po' più luminoso, se no non si vede veramente una merda. E qui andiamo sulla destra. Rallentiamo un pelo, se no salirmi non me la fai. Dai, beh sì, ho 8 tonnellate in realtà, pesa solo, quindi non è neanche pesante per il camion. Non dovrebbe essere un grande sforzo, inoltre prendiamo un sacco di soldi per chilometro. 27 euro al chilometro sono... No! Porca miseria, che infarto che mi sono fatto prendere stavolta. Non vorrei dire cagate, ma uno dei pochi secondo me errori dell'IA, questa volta, perché il pullman mi ha proprio tagliato. Mi sembrava. Voi che avete la possibilità di tornare indietro, datemi un'occhiata, fatemi sapere nei commenti qui sotto se ho sbagliato io qualcosa. Sembrava a me di essere andato sinceramente dritto, però vabbè, ci sta anche questo, insomma, dai, sennò che rocambolesco sarebbe. Dai, attenzione, siamo agli 80 all'ora, mettiamo il cruise control, perfetto, 83-84 all'ora, ok, proprio leggermente sopra il limite di velocità, e via, viaggiamo, 12esima, la marcia più alta che c'ha sto camion, viaggiamo per arrivare con la merce il prima possibile, 495 km, poi dovremo fermarci anche per la sosta, dovremo fermarci anche per quella, dai però, vedremo anche dove farla, insomma. Quanto va prima della prossima sosta? Non ci sono messaggi,
Sì, sto guardando il Mac, voi non fatelo, mi raccomando, soprattutto quando guidate camion con 8 tonnellate di bulldozer dietro. Prossima sosta di riposo entro 6 ore e abbiamo ancora 21 ore per la consegna, perfetto, 6 più, non mi ricordo quante ore fa di riposo, mi sembra 8, quindi 6 più 8, attenzione, sì, dritti, ok, quindi 6 più 8 e madonna, 8 più 6 che fa 14, più le ore del trasporto, abbiamo, sì, dovremmo farcela, oddio, non tantissimo tempo a disposizione, anzi si parla proprio di mezz'ora. Secondo me forse arriviamo giusti giusti, attenzione. Arrivo domenica, sì, mi da domenica alle. No, oddio, ho fatto un conto del cazzo in realtà, no, niente. Perché sono 7 ore più le 8 di dormita. Sì, siamo larghi. Largamente in anticipo. Largamente in anticipo, quindi circa domenica alle 8 del mattino, vediamo qui. Domenica tra le 7:45 e le 14:25. No problem, no problem. Don't worry, te lo porto lì puntualissimo. Te lo porto lì puntualissimo il carico. Abbiamo ancora un po' di ore, quindi prima della sosta, quindi sosta sonno intendo. Quindi possiamo andare avanti ancora un po'. Ci sarebbe un autogrill, però. Penso che possiamo continuare ancora un po' la nostra corsa e fermarci a quello successivo, sperando ce ne siano uno abbastanza vicino. Dai, che ci siamo. Cioè ci siamo, si va per dire, perché mancano veramente ancora un fottio di chilometri. Questo non lo caghiamo, questo. E andiamo al prossimo, che speriamo non sia troppo lontano. Mettiamo ad accenderci anche le nostre luci. La cappa degli abbaglianti, esatto. Ok, tramonto rocambolesco. Hanno messo 50.000 euro sul conto corrente, perfetto. Riusciamo a pagare tranquillamente le rate del mutuo. Anzi, magari probabilmente ne faremo un altro per allargare il garage. Però forse dopo diventano un po' insostenibili, eh. Bisogna pensarci bene. Pensare bene a cosa fare. Poi si vedrà, si vedrà, si vedrà. Insomma, 180.000 sono veramente tanti da avere per aumentare quel cazzo di garage lì, porca miseria. Vabbè, dai. Tanto andiamo. Perché se facessi altri mutui, sto pensando adesso paghiamo 2.800. Non so se prima intanto mi conviene pagare tanto questo qua, questo primo mutuo qui del camion, poi una volta che sarà possibile rimborsarlo lo rimborsiamo magari e ci rimane poi qualcos'altro per un nuovo mutuo e allargare il garage. Oppure in alternativa possiamo prendere subito anche il mutuo del garage, poi abbiamo due mutui e aspettare di fare ancora un po' di soldi, così da prendere un mutuo non troppo grande per il garage e pagare quelli, così magari avere una rata di 3.500-4.000 euro giornalieri per di rata di tutti i prestiti e nella speranza che presto finisca anche il primo mutuo del camion, insomma 35 giorni, mentre qua sopra c'è un'invasione di alieni, guardate quanti sono, alcune mongolfiere abbiamo. Ok, qui c'è anche la sosta per dormire, tiriamo dritta anche qui, che è ancora troppo presto. Continuiamo imperterriti, ancora troppo. Sì, poi c'ho paura, perché quando mette troppe soste, ti dà tante soste prima, perché non te ne dà poi dopo, quindi bisogna calcolare bene anche quello. Come vediamo, il nostro carico sta benissimo, non si lamenta. Questa velocità ci vorrà un po' di tempo, effettivamente, però la vita del camionista è questa. Se avessimo voluto fare altro, faremmo altro, invece no, abbiamo scelto il camionisti e camionisti siamo. Vediamo un po'. Ok, la luce ha il curvone sulla destra, attenzione, quindi vediamo, vediamo, freccia destra.
una scheda di marcia, un altro che qua su me lo sento non ce la fa, ma se invece ce la fa benissimo perché appunto sono solo 8 le tonnellate di rimorchio. Dai, è forza, eccoci qui. Opla. Dai, è di arroganza, eh. Dai, 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 su, su, su. Rieccoci, cruise control. Sì, forse è inutile perché qui dobbiamo girare a destra. Niente, toglilo subito, va. Guarda qui che curvone ci tocca fare. Tu hai diritto di precedenza, dobbiamo dare la precedenza addirittura. E nessuno, quindi vai. Tira questa freccia. Metti ancora le marce. E ora magari se ci siamo troviamo una sosta non sarebbe male. Adesso vediamo, non sarà troppo lontana. Vediamo un po', dodicesima, dai che ci siamo. Dai che ci siamo, queste 8 tonnellate di bulldozer, cazzarola, dobbiamo portarlo a destinazione. Cambio corsia, poi sulla sinistra. Perfetto, cruise control, se no mi viene un male al dito. Qui la corsia si stringe, questo è un male per la nostra area di sosta. Perché comunque chilometri ne stiamo facendo tanti, eh. Mancano solo 335 a destinazione. E la serie non volevo farvi il video troppo lungo. Eccola là. L'abbiamo trovata, attenzione. Qui non viene nessuno, quindi vai. Opla, dai su. Vedete il sound, il cane che si lamenta. Scialli, scialli, eccoci qui, sinistra. Direi che non viene nessuno, quindi possiamo girare tutto a destra, tutto a sinistra, scusate. Opla, vai. Da guida della nostra zona di sosta, spero non fare una cosa proprio non giustissima. Non pienamente nella norma, però la facciamo lo stesso. Opla. Gira, gira, gira. Per fornimento no, ma nanna sì. Eccoci qui, perfetto. Raffolle. Spegniamo il camion. Luci off. Freno a mano tirato. Tasto invio. Che passano le ore e nulla ragazzi, non mi resta che salutarvi qui per questo episodio. Vi ricordo come sempre i miei social network Facebook e Twitch, lasciate un like se il video vi è piaciuto, lasciatemi anche una vostra personale e umile commento qui sotto per l'appunto nel campo dei commenti, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e nulla ragazzi, ci vediamo alla prossima, un cordiale saluto da Roccambolesco.